Quali sono i benefici del life coaching? Ciao, sono Silvia Vernelli, sono una life coach professionista regolarmente iscritta negli elenchi pubblici di ACOI, ovvero l'associazione di categoria di coaching in Italia che riconosce e stabilisce le modalità di operato di coach in Italia e all'estero. Il coaching è una disciplina che è nata negli anni 70 nel mondo anglosassone e che negli ultimi anni si sta facendo strada anche tra le nostre parti. Però c'è ancora molta confusione riguardo al tipo di benefici e di risultati che può portare un percorso di life coaching professionale. A volte chi si rivolge a me è in cerca di una soluzione immediata, come se io potessi conoscere a fondo il loro caso specifico e avessi magicamente tra le mani la soluzione a tutti i problemi del mondo. Altre persone invece si avvicinano a me al percorso di life coaching perché cercano motivazione. Infatti pensano a torto che la causa principale dei loro insuccessi e della loro infelicità risieda appunto in una mancanza di motivazione o una mancanza di disciplina. Ma anche in questo caso non stiamo ancora parlando nel senso stretto dei benefici reali del coaching. Così come è anche sbagliato pensare che il coaching sia uno strumento asettico che consenta di passare da un punto A a un punto B, ovvero cambiare una situazione del presente per arrivare a una situazione del futuro in maniera molto impersonale, molto fredda e molto calcolata. Il coaching in realtà racchiude un po' tutte queste cose, ma è molto di più. Infatti, un percorso di coaching parte sempre dal presupposto di fissare insieme al cliente un obiettivo ben preciso e misurabile collocato nel futuro. Ma per raggiungere questo obiettivo non viene attuato un procedimento tecnico e rigoroso e soprattutto non è il coach che impartisce al cliente che cosa fare passo dopo passo per raggiungere il suo scopo. Quello che invece viene fatto è il lavoro a 360 gradi. Infatti, il presupposto alla base del coaching è proprio il fatto che ogni persona sia da considerare nel suo insieme. Sarebbe quindi sbagliato e controproducente lavorare solamente su un singolo aspetto, quindi su un singolo problema della persona. Il coach quindi non è un esperto in tutte le categorie del mondo, ma è un facilitatore nel processo di miglioramento e di cambiamento. Inoltre, il coach è in grado di percepire quali sono le potenzialità della persona che ha davanti ed è in grado di farle emergere e di allenarle. Al tempo stesso, la persona, quindi il cliente che si interfaccia con il coach, ne prende consapevolezza in un processo di autoapprendimento che gli consentirà di capire effettivamente anche lui potrà capire quali sono le sue potenzialità e potrà capire come sfruttarle a suo vantaggio, quindi metterle in pratica per costruire un personale percorso verso il raggiungimento dei suoi obiettivi. Il percorso quindi si compone di prove, tentativi, scoperte, anche di errori e saranno sempre chiamate in ballo le emozioni, delle abilità, delle capacità come la creatività, l'immaginazione e metterai quindi in ballo un po' tutte le tue caratteristiche a 360 gradi. La cosa bella del coaching è che ti farà crescere in ogni ambito della tua vita, quindi in primo luogo migliorerai come persona, ma poi migliorerai anche nei tuoi ruoli sociali, lavorativi e comprenderai più a fondo il tuo valore e di questo se ne accorgeranno anche gli altri perché diventerai una persona in grado di ispirare anche le persone attorno a te. Capisci bene che i benefici del coaching riguardano in prima battuta il rapporto che hai con te stesso e con gli altri, mentre i risultati che potrai ottenere nella vita privata e nel lavoro saranno una diretta conseguenza del tuo miglioramento personale. Se vuoi saperne di più e vuoi conoscere come funziona nel dettaglio il mio percorso di life coaching professionale, che si chiama Metodo Obiettivo Facile, ti invito a guardare in descrizione perché troverai anche il link per prenotare una call conoscitiva con me. Ti aspetto, ciao!